13 settembre 1995, Don Andrea Bruno compie 100 anni. Noi siamo a casa sua, dove lui è nel suo salotto di casa assieme alla moglie Nina. Don Andrea, quando siete nato? Sono nato il 13 settembre 1895. Non ti so dire l'ora perché è registrato sul registro dello Stato Civile. Quindi 100 anni. 100 anni, domani, il primo giorno della mia vita di 100 anni. Primo sindaco di Diamante dopo il dopoguerra. Dopo la caduta del fascismo, il passaggio dalla dittatura fascista al regime democratico, per decreto del prestigio è stato nominato Andrea Bruno con l'incarico di formare una giunta. Poi si sono fatte le prime elezioni amministrative nel 1946. Fermatevi un attimo, nel 45 la giunta l'avete formata voi, vi ricordate chi erano? Te l'ho detto poco. E chi erano? Era Michele Bartolotti, il padre di Amedeo Bartolotti, Nicola Leone, e dunque chi era? Alfredo Morello e Gigino Ruggeri Cirello. E con questa giunta avete governato Diamante per 5 anni. No, governato Diamante dal 44 al 46. Per 2 anni. Dopo sono fatte le elezioni. La giunta l'ho formata io che si è ripetuta nel 46 e nel 52. Nel 46 vi siete presentati alle elezioni. La lista nel 46 come si chiamava? Nel 1946 te l'ho detto, sì. La lista è il Gallo. Nel 52 con l'emblema della Democrazia Cristiana, per quelle promesse che mi erano state fatte. Ecco, ce le raccontate di nuovo queste promesse? Quando vi siete presentati la seconda volta? Promesse di un'occupazione alla Cassa di Risparmio. Alla Cassa di Risparmio, come l'ebbe Ciccio Baccara di Maierà. Che era Ciccio Baccara? Maierà. E allora le lettere l'incarico di non so che cosa, quale servizio alla Cassa di Risparmio. Quindi voi vi siete presentati con la DC perché avete avuto queste promesse, che poi però non sono state mantenute. Non si sono realizzate. Ma voi eravate forte, anche senza la DC avreste vinto lo stesso. Io sono stato forte perché poi in un certo momento, col timore che si presentassero altri nella lista della minoranza, sempre con la promessa mi pregarono di formare una lista di minoranza. Questa lista di minoranza ha poche doti di differenza della lista maggioritaria. E per questi risultati. Hanno ingannato. Quindi eravate troppo forte. Se mi avessi aperto ero molto forte. Ve la ricordate Diamante a quei tempi com'era? Un piccolo paese? Diamante era un piccolo paese con le sue bellezze naturali. Diamante a quell'epoca era con le sue bellezze naturali una scogliera meravigliosa che era l'inganno. Diamante la perla del Tirreno era denominata. E adesso? Mi fai delle domande che non ti posso rispondere. E adesso è più bella o è più brutta? Lo dovete giudicare voi. Vi ricordate quello che avete fatto, le cose che avete fatto per Diamante? Tengo elencata. Mi tengo una elenca che l'ho scritto poco tempo fa, non sapendo che fare, mi ricordare tante cose che avevo degli appunti e ho scritto per memoria quello che ho fatto e li tengo e poi sta di pronto. Ma ce la dite qualcuna, ve la ricordate? Qualche cosa me la dite? Di che cosa? Che avete fatto? Qualche opera che avete realizzato a Diamante? Ma te l'ho detto, pigliamile, ci dice, che sono latino. E allora cosa sono? La strada per Cirella, mi pare. No, l'ho fatto, ti ripeto, quello che ho fatto è stato nell'interno del paese la pavimentazione in cemento,
che erano le piccolette, tutti i piccoletti a diamante e cilento. Poi ho ripristinato l'impianto della luce elettrica, che va a causa della guerra. Ho aumentato gli stipendi a tutti gli impiegati. Ho pagato il contributo alla Cassa di Previdenza. E per la scuola? La scuola? E per la scuola ho fatto questo, che io, tramite amicizia, ho ottenuto 1 milione dal governo come danneggiamento delle scuole. E allora sotto questa ho avuto 1 milione. Questo 1 milione è servito a corredare le aule di diamante, di Cirella e della direzione didattica, che allora è la carica del comune. Anche la scuola media avete fatto? La scuola media, che ti prete inizia la pratica per telefono, ho fatto diamante capolinea con Castrovillo, con l'autobus, diamante la capolinea con Castrovillo. E ho fatto, che ho migliorato, che dico, i cimiteri facendo qualche cosa. Quello, l'acquedotto, ho mantenuto l'acquedotto con un impiegato fedele, che era Ciriaco Droscelli. C'era miseria, Diamante, c'era miseria. Ah, caro fratello. Quei poveri marinai. Signora, quando va a prendere un carovane? E voi... Voi li avete sempre aiutati, i poveri di Diamante. Ed è questo che ci andavano i marinai, che era la classe più povera. Andavano scarsi. Andavano a pescare. Oh, voto mio, niente, donna Andrea. Ricordo che quando cammino a fare la signoria, guarda che parlo con un uomo di 100 anni, ancora credo di essere... Lucidissimo. E che sei? La gente come viveva a Diamante? Che attività faceva? Niente. Ma viveva secondo le proprie cose. I marinai vivevano 5 o 6 persone da uno sgabuzzino. Cassotto all'angolo. C'era un posto ballare. Con tutti i suoi figli. E viveva un tasso di cappuccino all'angolo con mosce della cantina di Chiesa. Nulla era nero, vicini c'era nero. C'erano assenti, si battevano 5 persone che per passare, per uscire, uno doveva essere a cavallare tra l'altro. Quello che ho visto così io. Vedeva. Turismo niente. Ma che turismo, che presentava contro il vino. Oh, venivano per quello che era la bellezza naturale. Ma non perché c'era un'attrattiva turistica, perché il turismo non ha potuto fare niente, perché allora, ti ripeto, era all'inizio di questo nuovo regime. Quindi le regioni, il governo non dava contributi, almeno io non ho avuto nessuno. E mai un commissario qua, mai. Quali sono i vostri desideri per i prossimi 100 anni? Che desideri avete per i prossimi 100 anni? Il prima per le cose mie personali, la salute a mia moglie. La salute a mia moglie. Dopo per me una morte serena. Una morte serena perché non c'è nulla da rimproverare. Sono stato giovane come tutti voi, però dopo essere mia ammogliato sono stato il marito esemplare. Questo lo posso gridare, lo può comprimare lei. Questa è la mia vita. Allora, tanti auguri a Andrea Bruno e alla signora Nina per altri 100 anni e speriamo di vederci io ancora qui. Io anche a te quello che tu desideri a me. Per te, per la tua famiglia, per i tuoi, per tutti gli amici. Senza di signore, io non ho avuto rancore verso nessuno. Non ho avuto odio verso chi mi ha fatto sedere sul banco degli imputati a Belvedere per truffa al comune. E per grazia e volontà del Dio c'è stata una sentenza, io non avevo commesso il fatto. E ho avuto anche questa umiliazione dei miei avversari. E quando uno è troppo forte c'ha anche gli avversari. Quando uno è forte c'ha pure gli avversari. Ma io ti ripeto, era gelosia,
o ero in bile, a me mi potevano tenere sotto accusa perché erano prossime le elezioni. E farmi perdere quel vantaggio che avevo su di me. Questo era lo scopo, io l'ho giudicato così. Non ho, per fatto politica non lo giudico neppure per cattiveria e di sentimenti, ma per fatto la politica è galera. La politica è galera. E quindi sono arrivato a questo passaggio. Ma voi la politica l'avete fatto perché volevate bene a Diamante, perché eravate innamorato di Diamante, per Diamante l'avete fatto? Ma io sono nativo di Diamante, sono stato fuori, ho studiato a Genova, sono stato anche a Buenos Aires, che mi ha portato per un viaggio così, sono stato a Napoli e ho girato un po', tanto che nessuno dice ma voi siete il Diamante, sono il Diamante. C'hai fatto rete? No. Questo. Scusa. E la signora Nina invece, di dov'è? Dove siete nata voi? A Zara, il 4 settembre del 1904. E voi vi ricordate del vostro paese? Tutto. Ricordo dal 9, sono del 4, dal 9 fino al 15, grazie, che era il 15-18 la guerra. Io avevo 9 anni, volete sapere. E allora ero molto per il fascismo, perché il fascismo a noi ci ha aperto le scuole a Zara, che l'avevano chiusa, io sono una povera ignorante. E le chiese che erano chiuse, la prima figlia di un non voglio dire, anche se era spazzino mio padre, un penalista di 30 anni al tribunale di Milano, perché lui era fascista, perseguitato e morto. E io ho sposato il 2 aprile del 1900, come è venuto il fascismo, il 22. La prima figlia del capo fascista, un penalista onestissimo che parla i giornali del 1900, di allora, che sono venuti qui, che lì c'era Capobianchi, un vostro, un parente suo, e i due fratelli Solazzo, e hanno detto chi ero io. Io ho mai parlato, perché se anche io ero figlia di uno spazzino, era mio genitore che mi ha concepito. Mai saputo, lui ha detto chi ero figlia. Basta. Ero per i poveri, io ho avuto 24 milioni. E quella che sarà per me la benedizione sua, ha fatto la lista e l'abbiamo distribuito ai miei, non poveri, che non ce ne sono poveri, però bisognosi, sono altri esigente oggi, mi sono non per il pane, povera gente, e ho fatto a quelli che pigliavano 400.000 lire come me, 33 ne abbiamo dato, ho dato tutto, ho cacciato solo 10 milioni per la mia sepoltura e di mio marito. Come l'avete conosciuta Don Andrea? Era già sindaco? No, non ho conosciuto niente, è stato un matrimonio portato. Io non ero per il matrimonio. Io avevo una casa dalle suore che me l'ha fatto Don Ferdinando, 300.000 lire nel 44. E siccome il povero Carlo ha fatto quella fine che sa tuo padre, e allora lui ha fatto chissà che cosa, Don Ferdinando Cavalcanti, sentitemi bene. Dopo che è morto lui aveva già dato alle suore il contributo, come si dice, ha fatto le suore all'asilo. Allora lui ha fatto una carta, che la deve avere, non so, dove dice che la vedova Zappia, se passa, ho fatto una stanza per lei, che ero io che sono stata, che dovevo andare dalle suore io, non ero per il matrimonio, per i poveri miei, che quella è stata la mia vita da 9 anni, sono del 4, quanto avevo il 15-18? 10 anni. Quindi io poi, non ero per... C'è stata la signora Leo Servidio che ieri è venuto, personalità non disprezzando a nessuno, mi hanno tenuto là come ospite, avevamo 4 donne di servizio, dormivo con le sue figlie, perché conoscevano il mio genitore. Io ho avuto una sorella qua tubercolotica che è morta,
che allora non c'era Milano dove stava lui il mare, che noi siamo di Zara. Io stavo a Belvedere e allora mandava i bagni queste due figlie da me. Una era tubercolotica e allora Cassini, Vincenzo, la curava. Se non che prima si diceva che gli mancava la mestruazione, basta. Invece era tubercolotica. Allora papà prese un'ambulanza da Milano e venne a prendersi la figlia di 18 anni. E com'è che poi vi siete sposate con Don Andrea? Aspetta, perciò questo è un seguito, figlio. Io ero ospite della signora Leo. Mi vogliono tanto, ieri è venuta qua. Sono 60, i pronipoti vengono ancora da me perché sono stata molto attaccata io ai miei poveri, anche loro. E allora io ho conosciuto Andrea, no, matrimonio portato, ehi. Non ho conosciuto nessuno. Conoscevo che la signora Leo mi voleva dare un nipote. Non sono per il mare, ero per andare, io avevo tre pensioni, avevo mezzo miliardo quando è morto il povero Carlo. Quando? Quando dopo è morto, che tuo padre domanda, prima era operaio di prima classe, ma era un diplomato lui. Poi l'anonima da capo tecnico l'è venuto il 29 agosto dopo 8 giorni morto. E io ho avuto tutta la retta a me, non si è mai pagato. Ha detto lui allora, questo è nel 50, ha detto, dottor, quanto ha cacciato il portafoglio? Ha risposto lui. Io non posso dimenticare la ciampella che la signora Zappia mi ha fatto quando avevo 7 anni, che sono andato a fare il bagno. Mi sono spiegata. Aveva 7 anni, povero Ciccelluzzo lo chiamavo. L'altra sera, nemmeno un mese fa, l'ho chiamato. Cicci, come sta? Sento una voce giovanile. Come state? De lei, il bacio della mano. E qua c'è schifo salvando la pace del buono. Non ho trovato il mio ambiente. Tua madre ne sa qualche cosa. Basta. Ho fatto bene ai poveri. Ho fatto bene, 24 milioni ho preso di... Ma devo prendere solo degli appunti, una penna con un pezzo di carta. 24 milioni ho fatto di bene. E la signora Zappia appena ancora ci concede. No, uguale. Ma lui ha una sera. Si emoziona. Sì, se glielo dato, glielo dato. Qua è. Glielo dato. Qui sono tutti gli appunti. Non è Cassiani. E invece non è venuto sempre con te, che non dato. Sì, va bene. Sì, sì. Anzi, ma non è Enzo. 46, Faustino. Aspetta un po' che ci vedo vicino. Ognuno rispettato per quello che è. Vabbè, sempre così è stato Faustino. C'è una fotografia, sei data al sorteggio? No. Ma io no. La domanda che mi hai fatto. Non so se io, ci sono i ringraziamenti al sindaco e alla giunta. Sì, sì, sì. E tanta simpatia hanno organizzato e voluto e questa del mondo. Do 46 che già Andrea. Sì, ma non è che hanno fatto l'amore, io lo conoscevo. E si è fatto male, sposate. Ho capito. A simpatia c'è un destro. No. Ha stato la gente. Senta, dico qua, 30 persone, certo, che hanno tanto. Io se ho amato un uomo, è stato lui. Ma perché dici no il primo? Sentitemi bene, tutti. Sentitemi, per favore. Perché io avevo 16 anni e siccome noi... I comunisti, quello che stanno facendo ora, l'hanno fatto quando avevo 9 anni, sentite bene, non parlate perché sennò mi confondo. E allora ci hanno chiuso chiese, allora sono stata fascista, non che io capisco, no, perché ci hanno perso nel 21 i fascisti,
la chiesa che ho sposato io, la prima figlia di un penalista fascista, il 22 aprile del 1922. Hai capito? Che memoria! Signora, ci hanno aperto le mie chiese che avevano chiuse. È commovente il fatto che i vostri bisticci sono fatti di donazione reciproca. Questo è bello. È bello proprio questo. Quando scusate, professore, che io non so chiamarvi il professore, no, professore. Nel 46 voi eravate in farmacia, ancora non c'era niente, perché il 52 avete sposato. Senta, allora che ha fatto? Scusate, non parlate, se no non mi fa. Scusate. Allora ha detto lui, questo nel 46, glielo vedo, ha detto, sento le voci, pare che Andrea Bruno vuol sposare alla vedova Zappa. E che fortuna per lui! È vero o no? Santa Madonna! Mi è stato portato, io non mi ero innamorato di lui. No, per l'amore. Io il primo, poveretto mio, gioia mia, è stato per venire a vedere a voi fascisti, per venire a vedere. Io e mamma, eravamo quattro figli, c'erano quattro, cinque, i panini nei... Ma qua mi manca un panino. Ma dove è andata Nina? Certo, mi ha rubato il panino, glielo a portare ai miei prigionieri fascisti. Mi calavano la... che portavano le facce a loro, se vi ricordate voi. E... calavano. E siccome le guardie erano tutte fasciste, ma zitto, sapevano che eravamo figli di fascista, no? Ci calavano la fascia, io ci mettevo quel panino là sopra. 9 anni, e ho fatto 6, ho avuto 24 milioni di buonuscita, qua c'è un testimone. Lei mi ha fatto la... Lei, signor, lei... l'amore non ha barriere. Una fascista con un antifascista. Ma no, ma guarda, liberale, Andrea Bruno fu eletto perché però padre Pio liberale, me l'ha detto così. No, padre Pio me l'ha detto a me, ha detto, quando lui mi ha detto guardi si è convertito da poco, io sono rimasta, io devo sposare uno che papà era tanto cattolico che un penalista andava a suonare la cosa alla chiesa, mai. Allora lui mi ha risposto, senti figlia mia, guarda, si è convertito da poco, però se sei disposta, sposalo, che è un buon cristiano, basta. Padre Pio, questa donna, padre Pio aveva 68 anni, è morto con la stessa età che è morto mio fratello, il stesso giorno, il stesso tutto. Mostra, triste per me. CLN ha nominato Andrea Bruno. Chi lo conosceva lui? Ti ho detto che passava... Era per forza. Ha capito. Non andrei, il CLN, il Comitato di Liberazione, quando ha fatto il commissario, ha segnalato voi. Per i diritti, ha capito? L'amore non conosce barriere, anche i cuori opposti. Il cuore non si comanda. Abbiamo toccato un po' la persona di si è convertito. Per sapere com'era la situazione. Ma che ci vuole toccare, c'è un giovino. Ho voluto bene ai miei diamantini. A tutti quanti. E chi si è convertito? Pure Pascale c'è. A quei tempi, a Diamante, come era organizzata la massoneria? Parlavano di uno, il padre, il nonno dell'attuale gente. A Caccia. E questa loggia? Lui è stato in America. Ma era Diamante e Dintorni? O solo Diamante? No, era lui e Benelapide. Lui era Benelapide. Bella loggia, ma il secondo 33, era lui. 33. Un cristiano che... E fatto... poi, dopo di lui, in credo ero io. Come credo, tra i componenti della massonica, come credo.
Dopo di io, si convertiva. Poi in Fosciotto, e quando parliamo un po', che c'è? Scusami. Fosciotto per mia iniziativa. Perché? In che anno era? Don Paolo, sempre che per anno era? Di gara. Che anno era? Eh? Quale anno era? Non mi ricordo, questo non mi ricordo. Prima della guerra, dopo la guerra? Aspetta. Prima della guerra? Sì, prima della guerra. A noi nel proseguitare il fascismo. Sì, ma che periodo è stato? Dico, dopo la guerra o prima? No, prima della guerra. Don Paolo è morto. No, ha fatto un sindaco per poco mesi e poi è morto. E dopo è stato senza meno prima del sindaco. Stato sindaco. E quando è stato sindaco? Eh? In che anno è stato sindaco? Non mi sembra. Poi andare a vedere al comune, c'è scritto. Al comune ci sono i sindaci. L'epoca in periodi, no? Puoi andare a vedere chi sta E perché è stata sciolta? Perché è stata sciolta? Ma insomma non andavamo d'accordo perché io sono preciso e non bisogna essere ipocriti o da un secondo figlio. C'è ragione. Don Paolo, piano piano. C'è ragione Zucca. Certo. Sì. No, non ne fanno molte proprio con questo. Giovanni Zucca era con voi. Ah, no! Dove sei? No. La massoneria, ebreo, capisci, discorsi in latino, io ero iniziato, nada, però la pigliavo su un tono scherzoso. Quando è iniziato la Ma è la seconda. Quello è Palazzo di Gesù. Quando è nata la seconda? Poi il Giustiniano era Palazzo Giustiniano. Palazzo Giustiniano è che la brutta per quello che canteste. Lui invece era del Gesù. Il rito scozzese è accettato. Il crocifisso non c'entrava, ti davano libertà di religione, però te la davano. Sì, io a Pasquale, ti vado l'Apex. Non ci capivo, io dove era, tu avevano messo. Anche un re era, ma solo. Quella casa che sta di fronte a Franco di Luna. Di fronte. E c'è una porta piccola e là entravano. Primo lo zio, il dottor Cauteruccio, vecchio. Era il 33. Da là, Roberto Ferrando, Amalette, Andreocce. Tutti i professori. Io mi ricordo, il 28, professore, scusate, sentitemi, il 28, quando hanno fatto l'incoronazione alla Madonna, qui, il 28, che hanno fatto la corona alla Madonna che mi andava a sentire, c'ero io e mio marito, siamo venuti a correre, sempre. Sono stati tutti buoni cattolici, ci buoni. Parlo di conversione, perché lui è il palazzo di Giustiniano. Andrea, mio me l'ha detto. E là c'era, te dice. Quando usciva la fonte, quei giovani, ma che era lo stesso? Il mio corso che era stato fatto. No. Sai, la vera stagione del giovane, ci stanno. Guarda, ce usciva fuori, quei giovani, hai fatto un bagliato. Hai fatto un bagliato. Non te ne devi andare qui. Ma guarda, questa è una cosa seria. Perché ti arrivo, facciamo un po' di lavoro. Non pensavo a fare. Dici, ma che niente, io con la voce a nero. Che nel capo me ne avrebbero messo. Però te hanno visto che parla il latino pure con Mastro Peppe Beniamino. Questa è la cosa. Poi questa parla un latino con Mastro Peppe Beniamino lo adattavano a tutti quelli che erano latiniste, alle prime, alle cose.
un po' questo verso, parlo latino con Mastro Beppe e Beriamico, che sei il padre di Roberto Moreno, lo applicava in questa serie. Non so l'avvistamento cosa che avete anche lei, la chiesta lei. Non ti preoccupare, che sei? No, non ti preoccupare, che sei? No, Beh, signore, vabbè, tante belle cose. Don Andrea, poi vi porto il giornale. Ringraziamo chiaramente a Cristina, Giorgio. Don Andrea, tanti auguri. Grazie ancora. Ci vediamo, ciao. Questa volta. Sì, io mi voglio troppo bene. Tanti auguri. Mi voglio troppo bene. Presto, mettete una fotografia. Ciao. Mettetele e facciamo una fotografia. Io ho dato disposizione a due caffè. Aspetta, c'è la lavora. Qua non è possibile. Vai, disposizione di dire a tutti quelli. Sono due caffè a disposizione che devono andare. Per favore, questo se sapete di dire. La disposizione, ecco, il caffè sono a disposizione. In casa io sono. Allora, don Andrea, noi l'articolo lo facciamo due volte. Una volta domani e un'altra volta dopodomani. Attenti che c'è un rispetto di... Credo che ti raccomando di dire che fai il fatto. Gli appunti ce l'ha. Sì, sì, sì. Ce l'ha dato poco tempo fa. Qui ci hai dato gli appunti. Sì, sì, me li sono presi. Non li perde. No, no. Come stai? Legato, che non muove. Aspetta, grazie. Tutti quanti altri. Sì, sì. Tutti quanti altri. Tutti quanti altri. Ma ce l'ho data. Oh no. Ma ce n'è uno. Ah, volevo fare una con Luisina. E ma non hanno fatto. Hanno fatto prima in casa tua. No, si è fatto, si è fatto. Hanno fatto tutto. L'abbiamo mandato ai miei parenti. L'abbiamo fatto. C'è, c'è. Domani lo faccio. L'abbiamo consumato appunto per famiglia. Ma l'abbiamo fatto. Bacia Brillo Monachello. Monachello, ha visto? No, ma che fai? No, la stanza delle libertà. Questo è l'ubro. Ma allora non potete. Ma lascialo stare, che si chiama con Mario lì. Beh, signore, io mi saluto. Che non ti posso rispondere. Adesso è più bella o è più brutta? Non lo metto a giudicare voi. Vi ricordate quello che avete fatto, le cose che avete fatto per Diamante? Tengo elencata, mi tengo una elenca che l'ho scritta poco tempo fa, mesi fa. Non sapendo che fare, mi ricordavo tante cose che avevo degli appunti e ho scritto per memoria quello che ho fatto. E mi tengo le poste di pronto. Ma ce la dite qualcuna, ve la ricordate? Qualche cosa me la dite? Di che cosa? Che avete fatto, qualche opera che avete realizzato a Diamante? Ma te l'ho detto, pigliamile, c'è sì, c'è. Luigi, tu sai un tiretto. E allora, cosa sono? La strada per Cirella, mi pare. Strada. No. No. La strada, ti ripeto, quello che ho fatto è stato nell'interno del paese la pavimentazione in cemento, che era nelle piccolette, in tutti i piccoletti, a Diamante e Cirella. Poi ho ripristinato l'impianto della luce elettrica, che va a causa della guerra, eccetera. Ho aumentato gli stipendi a tutti gli impiegati, ho pagato i contributi alla Cassa di Previdenza. E per la scuola? La scuola? E per la scuola ho fatto questo, che io, tramite amicizia, ho ottenuto 1 milione dal governo come danneggiamento delle scuole. E allora, sotto questa, ho avuto 1 milione.
questo milione è servito a corredare le aule di Diamante, di Cirella e della direzione didattica, che allora è la carica del comune. Anche la scuola media avete fatto? La scuola media, che ti ripeto, inizia la pratica per telefono, ho fatto Diamante capolinea con Castrovillo, con l'autobus, Diamante la capolinea con Castrovillo. E ho fatto, che ho migliorato, che dico, il cimitero facendo qualche cosa, quello, l'acquedotto, ho mantenuto l'acquedotto con un impiegato fedele, che era Chiriaco Droscelli. C'era miseria, Diamante, c'era miseria. Ah, caro fratello. Quei poveri marinai. Signora, quando va a prendere un carovane? E voi, voi li avete sempre aiutati, i poveri di Diamante? Ed è questo che ci andavano i marinai, che era la classe più povera. Andavano scarsi, andavano a pescare. Oh, voto mio, niente, donna Andrea, ricordo, che quando cammina a fare la signoria, guarda che parlo con un uomo di 100 anni, ancora credo di essere... Lucidissimo. E chi sei? La gente, come viveva a Diamante, che attività faceva? Ma viveva secondo le proprie cose, i marinai vivevano. 5 o 6 persone andavano sgabbottito. Cassotto all'angolo, c'era un posto malato, con tutti i suoi figli. E vivevano da suo sgabbottino all'angolo, con moce della cantina, perché era nulla era nero, vicino ai salonari, c'erano assenti, si battevano 5 persone, che per passare, per uscire, uno doveva essere a cavallare tra l'altro. Quello che ho visto così io. Turismo niente. Ma che turismo, che presentava contro me? Oh, venivano per quello che era la bellezza naturale, ma non perché c'era un'attrattiva turistica, perché il turismo non ha potuto fare niente, perché allora, ti ripeto, era all'inizio di questo nuovo regime. Quindi le regioni, il governo non dava contributi, almeno io non ho avuto nessuno. E mai un commissario qua, mai. Quali sono i vostri desideri per i prossimi 100 anni? Che desideri avete per i prossimi 100 anni? Il primo, per le cose mie personali, la salute a mia moglie. La salute a mia moglie. Dopo per me una morte serena. Una morte serena, perché non c'è nulla da rimproverare. Sono stato giovane come tutti voi, però dopo essere mio ammogliato sono stato il marito esemplare. Questo lo posso gridare, lo può comprimare lei. Questa è la mia vita. Allora, tanti auguri a Andrea Bruno e alla signora Nina per altri 100 anni e speriamo di vederci ancora qui. Io anche a te quello che tu desideri a me, per te, per la tua famiglia, per i tuoi, per tutti gli amici. Senza desiderio, io non ho avuto rancore verso nessuno, non ho avuto odio verso chi mi ha fatto sedere sul banco degli imputati a Belvedere, per truffa al comune. E per grazia volontà del Dio c'è stata una sentenza, io non avevo commesso il fatto. Ho avuto anche questa umiliazione dei miei avversari. E quando uno è troppo forte c'ha anche gli avversari. Eh? Quando uno è forte c'ha pure gli avversari. Ma io ti ripeto, o era gelosia, o era invidia, e a me mi potevano tenere sotto accusa perché erano prossime le elezioni. E farmi perdere quel vantaggio che avevo su di me. Questo era lo scopo, io l'ho giudicato così. Non ho, per fatto politica non lo giudico neppure per cattiveria e di sentimenti, ma per fatto la politica è galera. La politica è galera. E quindi sono arrivato a questo passaggio. Ma voi la politica l'avete fatto perché volevate bene a Diamante, perché eravate innamorato di Diamante, per Diamante l'avete fatto?
Ma io sono nativo di